Presidente, prosegue la marcia di avvicinamento alle partite che contano, al campionato, alla Coppa Italia. Soddisfatto di questa amichevole con il Pianella? Ma soddisfatto perché siamo venuti per inaugurare questo campo nuovo che loro hanno realizzato qui a Pianella, molto bello, quindi sono soddisfatto anche per gli amici di Pianella che hanno visto una bella partita, però per noi i test importanti saranno poi, cominciano ad essere con la Coppa Italia, a partire dalla Coppa Italia in avanti. Ci sono le amichevoli, ma c'è soprattutto il mercato, insomma tanto lavoro per il direttore sportivo dell'Icarri, sono arrivate le ufficialità di Boben, di Craia, insomma si aspetta Ghion e poi anche Aloy dall'Avellino. Quali sono le ultime notizie, Presidente? I nomi li sapete tutti, quindi questi sono una parte di nomi che sono usciti fuori, che sono i giocatori che ci interessano, però ci vuole del tempo. Adesso noi abbiamo, diciamo che abbiamo quasi un organico completo, manca qualche pedina, c'è tempo, c'è un mese di tempo, dobbiamo non avere fretta, anche perché purtroppo la Serie C, a differenza delle altre categorie, ti danno una lista dove i ragazzi, anche se sono 2002, vanno in quella lista, per cui non è che puoi fare tante operazioni, 24 sono i posti e 24 devi rispettarli. Poi puoi metterci l'addestramento, i giovani, ma sapete tutti che alla fine devi fare comunque prima una squadra che sia competitiva sulla carta. Aloy sembrava fatta, è fatta, cosa manca, Presidente? Ma come diceva il tuo collega, quando si deve far uscire un calciatore che non rientra nei piani tuoi, è chiaro che poi il calciatore deve essere accontentato, quindi è un problema più loro che nostro. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità ad una cifra che noi riteniamo possibile come impegno, poi dopo è chiaro che devono risolvere prima i loro problemi, noi ci siamo, quindi non è un problema. Arrabbiato per i mancati arrivi di Della Latta e Maiorino che hanno fatto altre scelte, insomma erano due obiettivi primari del Pescara? Ma Della Latta è stato forse uno dei primi giocatori che abbiamo chiesto, ha fatto una scelta diversa, ma ognuno può fare le scelte che vuole, ci mancherebbe, ha deciso di andare in un altro posto, bocca al lupo a lui, ma credo che, insomma, se ci dobbiamo fermare ad un giocatore in un mercato così ampio dove ci sono veramente migliaia di giocatori, mi sembra un pochettino riduttivo. Sicuramente un ottimo calciatore per la categoria ha fatto un'altra scelta e noi la rispettiamo. Presidente, Delle Monache a breve diventerà un giocatore della Sampdoria, trattativa in chiusura? Sì, c'è questa trattativa che è a buon punto, tra domani o dopodomani vedremo di chiuderla, ma sempre se l'accordo è sempre che il giocatore deve tornare a Pescara. Si parla anche di qualche grande nome in arrivo, probabilmente non subito ma negli ultimi giorni di mercato, Ferrante per l'attacco e anche Eugenio D'Ursi, sono trattative percorribili? Sì, sono percorribili, ma dobbiamo attendere perché noi dobbiamo fare anche delle uscite, come ti dicevo prima, non possiamo tenere 28 giocatori di cui 24 vanno in lista e gli altri 4 corrono per il campo, quindi facciamo prima le uscite che dobbiamo fare e poi, siccome ci sono 20 giorni anche di più di mercato pieno, avessi voglia di trovare i giocatori, è l'unica cosa che non manca. I soldi può darsi di sì, ma i giocatori no. Presidente, sul fronte societario ci sono aggiornamenti, ci sono novità in arrivo? Sì, no, ma ribadisco quello che ho già detto. Il Pescara avrà sicuramente un socio che affiancherà noi, e di questo sono straconvinto e sono contento perché purtroppo il calcio, lo state vedendo tutti quanti, così a questi livelli non si può fare più, da soli non si può proprio gestire. Oramai sono entrate le multinazionali, sono entrati imprenditori che hanno soldi per fare la guerra e noi no, purtroppo questa possibilità non ce l'abbiamo, quindi o facciamo lavorare veramente la testa in maniera ma veramente pesante, o se no non riusciamo a stare in piedi. D'altronde ogni giorno assistiamo a qualche esclusione, a qualche situazione che non è piacevole, che però è figlia di che cosa? Di errori fatti quando si fanno delle scelte sbagliate. Presidente, per chiudere, a livello ambientale, quest'estate sembra che insomma le cose possano andare un po' diversamente dalla passata stagione, sembra di vedere un clima nuovo, soprattutto a Palena si è vista una maggiore vicinanza dei tifosi, quelli veri, che hanno sempre comunque incoraggiato la squadra al fianco del Pescara targato Colombo. Ma i tifosi, quelli veri, sono sempre stati vicini alla squadra. Io magari, se uno viene a vedere una partita e sente i cori contro Sebastiani, pensa che non sia così. I tifosi veri devono stare vicini alla squadra, non al presidente. Io credo che
alla base di tutto, però purtroppo qualcuno non capisce o non vuole capire o fa finta di non capire, alla base di tutto c'è la società, perché se la società non c'è, il tifoso non c'è nemmeno, perché a meno che non va, non è contento di andare a tifare squadre di categorie inferiori, va bene, ma io quando sento parlare qualche stupidotto che dice meglio che andiamo in eccellenza o meglio in terza categoria, mi viene da sorridere, perché li vorrei vedere in terza categoria o in eccellenza, quando qui sono 13 anni che non manca assolutamente nulla e sono sempre, è sempre stata una società con la massima dignità. Poi questo non va bene perché Sebastiano è antipatico, ma che se ne frega,